Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. La conduttrice Maria De Filippi fotografata in spiaggia intenta a sorridere e giocare, la svolta dopo il grave lutto. Gli ultimi mesi sono stati senza dubbio fortunati per Maria De Filippi dal punto di vista professionale. Tutti i suoi format hanno messo a segno ascolti record e sono stati confermati dai vertici della rete televisiva Mediaset in vista del prossimo mese di settembre. Più complicata invece si è rivelata essere la sua sfera privata e personale, in quanto la conduttrice si è ritrovata a dover gestire un grave ed improvviso lutto. Lo scorso 24 febbraio si è infatti spento il suo compagno di vita Maurizio Costanzo. Un momento difficile quindi per la conduttrice, che però di recente è tornata a sorridere e giocare grazie ad un suo amico speciale. Maria De Filippi, un lutto pesantissimo, come ha reagito? Maurizio Costanzo è stato senza dubbio il grande amore della storica conduttrice di casa Mediaset. Il loro primo incontro al Festival del Cinema di Venezia nel 1990 ha cambiato la vita di entrambi. Da quel momento in poi i due non si sono mai lasciati e hanno dato il via ad un sodalizio duraturo sia dal punto di vista lavorativo che privato. La coppia nel 1995 si è unita in matrimonio, negli anni successivi hanno adottato un figlio ed infine hanno dato vita a format di successo. Per questo motivo, la scomparsa del giornalista si è rivelata essere una gravissima perdita per Maria, che per la prima volta il pubblico ha visto in lacrime proprio durante i funerali di Costanzo. Da quel momento sono passati diversi mesi ed è arrivata l'estate, così come per la De Filippi è arrivato il momento di sorridere, e questa volta lo ha fatto con un amico molto speciale. Nei giorni scorsi la conduttrice è stata a Milano per i funerali di Silvio Berlusconi, ma il giorno dopo ha subito fatto ritorno in Sardegna. La De Filippi è infatti impegnata con le registrazioni delle nuove puntate di Temptation Island in programma a partire dal prossimo 26 giugno. In questa occasione è stata vista giocare e sorridere in spiaggia con il cagnolino Saki. Come mostrano alcune foto pubblicate da Superguida TV, la conduttrice ha scelto di rilassarsi e trascorrere qualche ora in spiaggia con il cane della sua collaboratrice Raffaella Mennoia. Si tratta di un cane che il pubblico dei suoi format conosce bene, in quanto è stato spesso sia negli studi di Uomini e Donne che di C'è Posta per Te. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.